No, aspetta. Ah, non quella, ok. Ma aspetta un attimo, questa non serve per prenderne una anche dopo? Sì. E allora prendiamo prima l'altra, così dopo recuperiamo tuo padre, prendiamo questa e l'altra. Ma io prendere questa adesso che non c'è coda. Ah, va bene. Sta registrando? Boh. Sì. Ah, una Lightner. Sì, una Lightner. Penso sia l'unico impianto Lightner di tutto il comprensorio. Sei minuti e 04. Dovrebbe stare puntando bene. Immagino di sì, sta puntando in avanti. Ok, seggiovia, lascia up, non so come ti spiega, la una chiappa. Lightner del 2008. E qual è la cosa più incredibile di questo impianto? Che è Lightner. Ma no, che? Non hai kit stop, eh? Non hai kit stop. Ma neanche la Masarelia, ed è sempre il 2008. È ancora così? Non lo so, o li hanno messi dopo? Ma quando l'ho presa io, secondo me, non ce li aveva. Non li aveva. L'avevo presa anch'io, non l'aveva. Ma sembra più raro trovare ammorsamenti automatici senza i kit stop. La Pulicchio non penso li avesse. Siamo all'Avetone. Vabbè. La Buca della Terra adesso ce li ha. Quali li ha? Quelli Doppelmayr? Sì. No, ha quelli peggiori di tutti, quelli lunghissimi. I Poma? Non lo so, però arrivano quasi fino alla seduta. Ma tipo Paolina? No, no, più lunghi. Oh mio Dio. Sono una menata pazzesca. Ah, ecco lì dove arriva la cestovia. Sì. Via destra. Ma ti posso dire, allora, quella lì probabilmente arriva alla cestovia, ma secondo me lì partiva la cabinovia. Una cabinovia che arrivava fino là in cima. Ah. Non vorrei dire una baggiata, ma c'era una cabinovia tipo Fréjus. Vabbè, c'è il video, si guarderà. Sì. Possiamo farsi un giro anche su questi poi quando torniamo giù? Sì, dopo sì. Prima di recuperare. Ecco, quella è la Gil. Io voglio andare a prendere questa Pondela Pro. Che non è quella che c'è su di qua? No, è una biposto in là. Ah, ok. Maggiore o minore? In che senso? In là, hai detto? Di là. Sinistra, più in là. Appunto. Maggiore. Ah, in là maggiore, bene. Questo penso sia veramente l'unico impianto Lightner. L'unico impianto Lightner di tutto l'Espace Lumière. C'è meno gente di quanto pensavo. Sì, vedo, normale. Vedo che si scorre bene anche sugli impianti principali come questo. Comunque lo Street View qua che c'è in questo paese su Google Maps è vecchissimo, non è mai stato aggiornato. Del 2008 e si può vedere questa in costruzione. E se vai lì alla Molan, Street View si vede ancora la seggiovia. Allora, se vai nel parcheggio, sì, se vai un po' più in giù c'è anche quello del 2018 e si vede già la cabinovia, che non va in estate. Strano. Cosa? Che non vada in estate. Vabbè, non avrebbe utilità. Non pensavo che gli impianti che partono, cioè un impianto così che partiva dal paese, pensavo girasse d'estate.
Il Telemix La Clap va in estate a Praloop. E qua penso che vada la Marine Pascal, che è quella di prima, che proviamo a tornare indietro. Quelle non penso vada molta roba in estate qua. Doppio effetto. Lo ski lift che abbiamo preso prima non va in estate? No. No. Peccato. Se no era tipo a Visio. Ma comunque, non so se sia vera sta storia, ma gli impianti, quelli ski lift, li ha ammorsamento automatico, se si fermano, sono molto difficili da far ripartire. Non ho idea del principio di funzionamento. Da queste parti, dall'altra parte, ci dovrebbe essere un'altra parte della Val d'Allos scollegata, tipo catinaccio. Ah, ok. Che a cui però non si arriva da qua, bisognerebbe prendere uno skibus, ma non rischierei mai di fare una roba del genere. E poi penso che sia già abbastanza grande l'espace Lumière, sì. Così. Io vorrei rientrare da Praloop in tempo per fare quello skiliftone. Ma ripido. Certo, ma certo, se per le due partiamo. Se per le due siamo alla Segivia Vescal, che è quella lì che arrivava, dove arrivava quello ski lift. Sì. Prendiamo la Nielier e la Quartier, che sono quelle due che tornano a Praloop. Sì, quelle che hai detto che ci lì si lamenta. Lì possiamo andarci a fare gli impianti che non hai fatto. Facciamo lo ski lift di Met, il Telemix La Clap e la Segivia Peguiù. O se vuoi anche altro ski lift, se avanza dentro. Mio padre magari inizia già a tornare giù alla macchina, così si prepara. Proviamo anche questa ora? Sì, sì. La Observatoire, che non è la Observatoire di Monginevro, chiariamolo. Non la conosco. C'è una pista nera qua, Trois et Vache si chiama, che però non so se è battuta o se un'altra di quelle freeride non battute. È lunga, arriva fino in cima. Vedi quella dove scendono, penso sia quella la tua. Sì. Ho visto che ci sono parecchie scie. Vuoi farla? Io vorrei rimanere vivo, per la verità. Hai ragione. Ma dici che è battuta? No. Voilà. Quindi è un altro freeride? Sì. Ma ce ne sono di freeride qua? Beh, bisogna vedere se è segnato o se la gente lo fa lo stesso. È segnato sulla cartina. Ah, sulla cartina è segnato. Vabbè, io farei la pista. Tanto comoda la pista, non certo. Vedo perché andarci a complicare facendo no, altro. Perché quello sarebbe una pista, però. Ah, c'è un buco di seggiole lì. L'ho notato. Saliamo la sbarra, visto che la Crusca ha detto che si può fare.